Buongiorno, benvenuti a tutti. Vedo collegate 73 persone, quindi mi immagino che, visto anche il leggero ritardo con cui ci siamo collegati, dovremmo esserci tutti. Quindi vi do virtualmente il benvenuto a questa sessione in Randstad. E quindi provo a raccontarvi un po' come sarà organizzata questa oretta e mezza che abbiamo a disposizione, adesso un'ora e un quarto. Cercheremo di stare nei tempi previsti. Partirò io, che vedete essere in alto, ho l'indicazione come Veronica Gimignani, ma in realtà è la mia collega e ho fatto accesso col suo permesso dal suo account, che è della collega, è qui accanto a me con le debite distanze. E quindi partirò io che sono Paola Molaschi, con la presentazione di Randstad. Cercherò di essere molto concisa perché ci sono degli argomenti molto interessanti che seguiranno questa presentazione, quindi non voglio togliere del tempo prezioso alle mie colleghe. L'argomento, appunto, che sapete essere l'argomento di oggi, appunto, è le competenze chiave in uno scenario di cambiamento come quello che ovviamente stiamo vivendo da mesi e che sicuramente anche per motivi diversi, non legati esattamente alla situazione, diciamo, sanitaria, ecco, continueremo a vivere anche nei prossimi mesi. E quindi poi lascerò il testimone alle colleghe che faranno degli affondi proprio su questo tema, diciamo, centrale, visto e approfondito da diversi punti di vista. Quindi parto io e parto con quella che è diciamo, una frase che ci piace essere un po' quella introduttiva del nostro CEO, che è Jacques van den Broek, che racconta un po' la modalità con cui noi di Randstad ci piace approcciare il nostro lavoro, perché siamo convinti che non sia un lavoro a definire chi siamo, ma proprio ciò che siamo a definire il lavoro che facciamo e come lo facciamo. Appunto, non sono Veronica Gimignani, è Paola Molaschi, ecco, mi soffermo semplicemente sul fatto che lavoro nell'HR Department di Randstad e il mio percorso, un percorso un po' che si è articolato in questi 13 anni in cui lavoro nel mondo risorse umane, dove ho avuto modo di lavorare anche presso la nostra holding, che è la foto quella con tantissimi bellissimi colleghi che ho incontrato nell'anno in cui ho fatto appunto un anno di assignment ad Amsterdam, la nostra casa madre, appunto nel Global HR Department, e poi ho continuato a proseguire il mio percorso, la mia crescita dentro Randstad. Perché, come vedrete, come vi racconterò più avanti, è quello che è uno dei punti centrali del nostro people management, cioè su come vogliamo anche investire sulle risorse dentro la nostra organizzazione. Poi, appunto, una volta tornata in Italia, ho preso in mano il talent acquisition interno di Randstad e adesso faccio l'HR manager. Quindi un bellissimo percorso che sicuramente non è ancora finito perché so che ci possono essere molte altre opportunità dentro la mia azienda. Provo a raccontarvi appunto il chi siamo e cosa facciamo. E Randstad, se non la conoscete o se magari non avete avuto modo di approfondire tanto la nostra organizzazione, noi di fatto chi siamo? Siamo il leader mondiale in consulenze e servizi HR e supportiamo persone e organizzazioni a sviluppare il loro reale potenziale. Proviamo a vedere come lo facciamo questo. Lo facciamo attraverso quello che è lo Human Forward. Di fatto, lo Human Forward è la modalità che ci racconta e unisce due punti fondamentali del nostro modo di lavorare, che è il tech e il touch, cioè l'importanza che noi diamo alla tecnologia e l'investimento a livello appunto tecnologico e digitale, che avviene attraverso appunto l'utilizzo di nuovi strumenti, nuove modalità di approccio che però ci aiutano semplicemente a fare cosa? A destinare, a lasciare il tempo alla cosa più importante che c'è, cioè che è la parte touch, e cioè il tocco umano, che è quello che realmente ci rende diversi dagli altri competitor o dalle altre organizzazioni. Questo è proprio il nostro modo con cui arriviamo e vogliamo arrivare alle persone. Vado velocemente su questa slide solo per darvi dei dati del 2019, dati che raccontano un po' quanto
abbiamo parlato di Randstad come leader mondiale, ecco, questi sono i dati un po' che a terra mettono questo tipo di concetto. 23,7 miliardi di fatturato globale, più di 4.860 filiali presenti in 39 countries a livello mondo e più di 38.000 dipendenti. In Italia l'anno 2019 è stato un anno molto positivo che si aggiunge a un trend di grande positività anche degli anni precedenti, ha contribuito l'Italia con 1,6 miliardi di fatturato di euro, sono più di 250 le filiali Randstad presenti appunto sul territorio nazionale, 2.300 dipendenti di cui il 47% sono appunto donne in posizioni di leadership, questo sia a livello global che a livello Italia, quindi questo per darvi sicuramente un elemento un po' un identikit, un'istantanea rispetto alla nostra organizzazione. Quali sono i servizi che offriamo? Quindi Tech and Touch, questi sono i dati, il come lo facciamo, quindi come mettiamo a terra questo essere leader dei servizi HR a livello globale, offrendo tutti questi servizi ad aziende, a candidati, e quindi questo di fatto è il nostro modo con cui Randstad di fatto dà forma al mercato del lavoro. Quindi lo fa attraverso il core business, che è il mondo staffing, la somministrazione, che quindi risponde un po' al bisogno delle nostre aziende clienti, dei nostri stakeholder, che è ovviamente la flessibilità, ovviamente una flessibilità tutelata, garantita, che è quindi fatta veramente in maniera responsabile e in maniera trasparente, come è quello che noi di fatto siamo, e il servizio di staffing e di somministrazione, appunto, non so se lo conoscete, però di fatto è quel servizio che racconta quel rapporto di lavoro a tre che c'è tra lavoratore, azienda cliente e ovviamente Randstad, dove il lavoratore ha tutti gli effetti dipendente Randstad, e quindi è un rapporto di lavoro a tre, e noi lo facciamo attraverso quindi le nostre filiali, che sono la parte più visibile, più emersa, quella che probabilmente ciascuno di voi nelle città qui dove siete in questo momento avrà sicuramente avuto modo di vedere le insegne Randstad, e lo facciamo attraverso il servizio in-house, che invece dedica questo tipo di servizio a grandi aziende e quindi dedicato, diciamo, a un'unica realtà on-site, però il servizio è lo stesso. Poi c'è il servizio di ricerca e selezione, che di fatto racconta non più un rapporto di lavoro a tre, ma un rapporto di lavoro a due, perché Randstad a quel punto si occupa di selezionare i migliori candidati presenti sul mercato, le best people, e presentare alle aziende e clienti che poi assumono direttamente all'interno del proprio organico appunto le risorse che vengono selezionate. E lo facciamo con tutte quelle linee di business che vedete sotto indicate, quindi technologies, professional, ovviamente le stesse filiali, a seconda ovviamente dei target e dei profili che vengono quindi raggiunti dai nostri colleghi che fanno questo tipo di attività. Ci sono poi colleghi di Randstad Services che si occupano di outsourcing, ossia di appalti privati. Juventus per esempio è un nostro, lo sapete, un Randstad da anni partner e quindi sponsor di Juventus. Se immaginate gli eventi che c'erano, che ci sono negli stadi, hostess e steward per esempio sono proprio gestiti da Randstad Services. Poi c'è un'altra società del gruppo che si chiama Randstad HR Solution, che si occupa proprio di tutto quello che è il ciclo di vita di una lavorativa di un potenziale dipendente. Quindi partiamo in realtà prima ancora che una persona entri veramente nel mercato del lavoro, partiamo dai colleghi che fanno proprio orientamento, quindi fanno Youth at Work, la nostra divisione si chiama così, che vanno nelle scuole e si occupano proprio di orientare quelli che diventeranno i futuri lavoratori con cui ad esempio Randstad potrà entrare direttamente in contatto. Ci occupiamo di politiche attive del lavoro, ci occupiamo di co-sourcing e ci occupiamo ovviamente anche della parte di outplacement. Quindi questo è davvero tutto il ciclo di vita che
dentro Randstad HR Solution appunto seguiamo e quindi offriamo ai nostri stakeholder. Infine chiudo con la linea di business che appunto si occupa di welfare. Quindi questi sono tutti i nostri servizi che offriamo e infatti grazie a questi servizi ci colleghiamo a quella che è la nostra ambition, cioè che è toccare la vita lavorativa di 500 milioni di persone in tutto il mondo entro il 2030. E quindi quello è il modo con cui di fatto lo facciamo e la modalità è sempre quella del tech and touch e quindi dello human forward. Dando solo un identikit su come ad esempio in Italia mettiamo a terra quella nostra mission, dati 2019 sono stati ad esempio più di 40.000 gli studenti orientati, sono state erogate più di 2 milioni di ore complessive di formazione, i nostri lavoratori somministrati, sono state più di 8.840 le assunzioni nelle aziende attraverso il servizio appunto di ricerca e selezione di permanent, come vi ho raccontato prima. Sono stati più di 12.500 i lavoratori che sono stati assunti con un contratto a tempo indeterminato nelle aziende e più di 49.900 i lavoratori somministrati attivi come media settimanale. Quindi quando diciamo diamo veramente forma al mercato del lavoro, ecco questo è un po' un quadro veramente molto significativo di quanto è significativo anche il nostro lavoro e il come lo mettiamo a terra e come lo mettiamo in pratica. Ho lasciato questa slide solo per raccontarvi qual è il ruolo più centrale di Randstad anche a livello numerico, quello che numericamente è più presente all'interno della nostra organizzazione e quello che ad esempio ricoprono anche alcune delle colleghe che poi vedrete appunto intervenire nella presentazione dopo di me. È un ruolo centrale, fondamentale, perché è un ruolo che appunto a 360 gradi si occupa davvero di partire da quello che è il bisogno dell'azienda cliente e di tradurlo poi in un servizio che viene quindi erogato a questa azienda cliente, che può avvenire attraverso appunto la somministrazione, la ricerca e selezione, ma il tutto parte da un servizio estremamente consulenziale volto a soddisfare clienti e candidati in un'ottica davvero a 360 gradi. Quindi tradotto vuol dire si fa la parte commerciale, la parte di networking con le aziende e clienti, si fa ricerca e selezione, quindi di candidati, e poi ci si occupa di gestire i nostri lavoratori. Quindi questo è davvero un ruolo chiave che è sicuramente anche l'opportunità che più frequentemente siamo in grado anche di offrire alle best people presenti sul mercato. E alle best people presenti sul mercato che diventano parte della nostra organizzazione, quindi di fatto diventano nostri colleghi, che cosa offriamo? Offriamo la formazione, che è uno degli elementi davvero più centrali del nostro people management, che avviene attraverso un forte piano di induction che viene offerto a tutte le persone che vengono inserite in Randstad. Ogni inserimento per noi è un investimento, quindi non significa che una persona che viene assunta in Randstad non viene lanciata al proprio destino e abbandonata a se stesso, ma di fatto c'è un percorso di induction che significa avere una formazione on the job, avere una formazione d'aula, adesso sarà più virtuale, ma normalmente ovviamente era una formazione d'aula che avviene per moduli, avviene ovviamente anche in maniera strutturata a seconda di quello che è il ruolo anche stesso della persona, per fornirgli tutti gli strumenti per poter agire al meglio il proprio ruolo. E poi ovviamente un piano di sviluppo individuale che di fatto si collega con un forte dialogo che avviene tra il collaboratore e il proprio manager, che è sempre di più un coach per i nostri colleghi e per le persone che appunto vengono inserite e che rimangono poi all'interno della nostra organizzazione. Un altro punto importantissimo è lo sviluppo. In Randstad abbiamo, proprio perché ci viene chiesto da holding, visto che siamo una multinazionale e questo genere di policy giustamente viene poi calato a terra in tutte le countries, ci viene richiesto che l'80% delle vacancy manageriali venga ricoperto dall'interno. E quindi cosa significa? C'è una vacancy manageriale, la prima cosa che facciamo è guardiamo i talenti che abbiamo all'interno della nostra organizzazione.
In Randstad però non si cresce solo verticalmente, si cresce anche orizzontalmente e ci sono quindi percorsi di crescita in tutte le linee di business. L'anno scorso ci sono state ad esempio più di 60 job posting che sono stati pubblicati e che di fatto si traducono in opportunità di crescita orizzontale in tutte le linee di business che ad esempio prima vi ho raccontato. Quindi senza bisogno di cambiare azienda c'è la possibilità quindi di apprendere e di portarsi a casa nuove competenze e quindi avere un percorsi diversificati di crescita. Le Great Conversation sono lo strumento di dialogo che avviene con ciascun collaboratore, con il proprio manager, perché da noi da anni ormai è superata quella logica un po' retro, un po' vintage, per cui c'era solo una volta all'anno o due volte l'anno appunto il classico appraisal con il proprio responsabile. Per noi è fondamentale avere un dialogo ongoing con il responsabile, perché per noi la performance e il continuo miglioramento di noi stessi, delle nostre performance, avviene proprio attraverso dei continui feedback che forniamo ai nostri colleghi e anche ai nostri capi. Quindi questo è sicuramente un elemento anche molto distintivo della cultura Randstad. Un altro punto è il total reward, che si traduce in appunto un sistema incentivante, quindi in un bonus system, si traduce nel poter essere azionisti Randstad, si traduce nel Baby Randstad, che è un'iniziativa che da anni appunto viene dedicata alle mamme e papà che hanno bimbi in età da asilo, e quindi sono un contributo importante. Poi vi racconto anche in che modo diciamo incide questo tipo di investimento, questo per rendere quanto più forte anche l'equilibrio e il bilanciamento vita privata e vita lavorativa, e ovviamente anche un sostegno nel poterlo fare nel più serenamente possibile. E quindi questo si collega con il work-life balance, che è un altro punto molto importante in cui crediamo già da anni fortemente. Si traduce quindi in un orario flessibile, nello smart working, che non è che c'era anche prima e quindi non avviene solo adesso perché siamo in questa fase contingente, e si traduce in survey di engagement che vengono fatte mensilmente. Addirittura nel periodo quello diciamo che abbiamo appena vissuto erano settimanali, questo per essere anche molto focalizzati con quello che era il livello di engagement della nostra popolazione, dei nostri colleghi, perché quello è un elemento fondamentale che è anche predittivo di quello che è un po' il clima e quello che poi ci permette anche di essere bravi e performanti all'interno dei nostri ruoli. A livello di corporate social responsibility, un altro punto su cui noi puntiamo molto, abbiamo una serie di certificazioni, quella sulla qualità, quella sulla sicurezza dei dati, quella sull'ambiente, la certificazione SEA 8000, quindi a livello appunto etico, poi sulla GIS, cioè sulla parte di inclusion, e poi due iniziative molto belle, che sono il VSO, che è di fatto un'iniziativa che vede una collaborazione di Randstad con questa società, e quindi dà la possibilità a chi è interessato dei nostri colleghi di partecipare a delle iniziative a sostegno di appunto iniziative di valorizzazione in paesi in via di sviluppo, e quindi dà proprio la possibilità dei colleghi di partire per 3 o 6 mesi proprio per progetti di sostegno a livello di formazione, a livello di sviluppo sostenibile, a seconda appunto delle progettualità. E un'altra iniziativa molto bella è quella del Randstad with Art, che dà la possibilità a tutti i dipendenti di dedicare 8 ore retribuite a appunto da delle iniziative di volontariato. Quindi vi immaginate 38.000 colleghi in tutto il mondo, 8 ore a testa. Ecco, questo è un altro modo con cui possiamo toccare la vita di tante persone, e quindi questo è un altro impegno concreto e tangibile che Randstad mette in pratica. Do solo gli ultimi numeri e poi mi avvio alla conclusione. Nel 2019 in Randstad sono state più di 308 le nuove assunzioni,
La crescita manageriale, se vi dicevo prima che è almeno l'80%, è stata del 93% l'anno scorso, quindi questo è stato sicuramente un impegno ancora più forte di quanto in realtà anche Holding si aspetta ogni country faccia. Sono state più di 43.000 le ore di formazione interna erogate, media annua 19 ore per persona. Per dipendente, che avviene attraverso le modalità del webinar piuttosto che aula e la modalità e-learning, perché abbiamo una piattaforma dove immaginatevi possa essere una grande library dove ciascun dipendente può entrare, può andare a cogliere quelli che sono i contenuti di approfondimento che possono essere più interessanti, perché per noi la crescita avviene sì perché c'è un HR interessato a questo, sia perché c'è un manager attento, ma la crescita è tantissimo nelle mani di ciascuno di noi. Quindi il fatto di sentire che il proprio sviluppo sia nelle nostre mani, questo ci dà anche la possibilità di essere noi stessi attori di questa costante continua crescita e di miglioramento continuo. Vi parlavo di Baby Randstad, è stato il contributo l'anno scorso dato su questo tipo di iniziativa che supera i 400.000 euro. Quindi è un contributo che abbiamo erogato ed è un contributo molto significativo e molto importante, che permette il rientro, diciamo, più sereno di oltre il 93% delle nostre colleghe che appunto sono andate in maternità l'anno scorso. Quindi questo sono dei dati che, oltre a essere numeri, in realtà portano davvero un impegno molto concreto e molto tangibile su come in Randstad vogliamo muoverci a livello appunto di gestione delle nostre persone. Chiudo con questa foto che fa vedere, l'anno scorso c'è stata appunto l'Erasa With Art, come vi raccontavo, e c'è stata questa è una foto un po' che raccoglie una giornata che abbiamo fatto in Caritas, e dove tante colleghe quindi si sono messe d'accordo per partecipare a questa giornata, che è stata molto arricchente sicuramente per noi, e ci immaginiamo e speriamo anche per i ragazzi che abbiamo incontrato in quella giornata. Io ho chiuso, ho terminato e non so se ci sono delle domande. Diversamente lascio la parola a Isabella, che appunto prende la parte successiva, e a Veronica Gimignani, che è veramente lei, e quindi eccola. Se Veronica poi mi carichi tu la presentazione, perfetto. Beh, intanto che carichiamo la presentazione, mi presento brevemente. Sono Isabella Robotti, sono account manager in Randstad, e appunto posso testimoniare in prima persona tutto quello che raccontava prima Paola rispetto all'attenzione come dipendente, come account, che Randstad ha nei confronti un po' di tutte le sue people. Quindi sicuramente anche l'opportunità, insomma, che ci vengono date come questa, quindi di raccontare, no? Di poter comunque dare il nostro contributo anche rispetto all'orientamento di futuri anche colleghi, magari, sicuramente è un'opportunità molto, molto interessante da cogliere. Il titolo del webinar, come diceva prima Paola, è proprio legato alle competenze chiave in uno scenario di cambiamento come quello in generale degli ultimi anni, ma in particolare degli ultimi mesi, che ci ha visti, insomma, un po' soggetti a cambiamenti anche molto veloci e non previsti, e che quindi ci ha visto la necessità di mettere in campo delle competenze sia hard che soft, nuove e diverse. Delle competenze un po' più hard parlerà poi la collega Marta, che si collegherà dopo un po' su quello che sono i cambiamenti anche delle mansioni, delle competenze che vengono richieste dal mercato. Quello su cui ci soffermiamo invece adesso è quello che è il cambiamento un po' del mindset, no? Che ci dobbiamo portare dietro da questi mesi che abbiamo vissuto, e quella che viene definita la learning agility, quindi che è quell'attitudine che ci aiuta poi ad affrontare le sfide del presente. Io parto da una frase che è una frase di Nelson Mandela, che secondo me
si sposa bene sia con, appunto, con l'intervento di oggi, ma più in generale proprio con il momento storico che stiamo vivendo. Nelson Mandela diceva: non perdo mai, a volte vinco e a volte imparo. Questo perché, appunto, da ogni situazione bisogna un po' sempre cercare di portarsi a casa al meglio, quindi anche nelle situazioni più complesse e difficili, cercare di applicare un mindset diverso e sfruttarle a nostro vantaggio. Partiamo un po' da una definizione di quella che è la learning agility. Sostanzialmente, come accennavo prima, è un po' la capacità di imparare nuove competenze e abilità dall'esperienza, quindi sia dai successi, spesso è facile, no, imparare dai successi, è molto più difficile imparare dai nostri fallimenti, quindi bisogna un po' entrare nell'ottica di affrontare il cambiamento mettendo un po' da parte la paura, no, di affrontare le nuove sfide, quindi entrando in quella che viene definita mindfulness, quindi questa pratica che si pone l'obiettivo di portare la mente oltre all'ostacolo, quindi oltre al qui e ora, ma di vivere con consapevolezza il presente, potendone cogliere il massimo dell'insegnamento anche. Le persone che hanno un'agilità di apprendimento tendenzialmente sono persone che quindi nella loro poi quotidianità hanno una cassetta degli attrezzi più ricca fondamentalmente, quindi riescono a utilizzare questi strumenti che hanno acquisito nella soluzione di problemi, utilizzando, diciamo, entrambi gli emisferi del cervello, che spesso vengono visti un po' in antitesi, no? Quindi la parte che si occupa del ragionamento analitico e sistemico e quella invece più legata all'ambito emotivo e creativo. Le persone che riescono ad acquisire una dimestichezza con la learning agility, cercano proprio di far interagire questi due aspetti per destreggiarsi all'interno di quella che è la quotidianità non sempre così prevedibile. Quindi questo diventa veramente un elemento fondamentale in generale, ma ancora di più, come dicevamo prima, nel contesto di oggi, che è un contesto in cambiamento veloce e continuo. Quindi il fatto di riuscire a gestire la difficoltà, l'imprevisto, con un'agilità mentale che ci porta a capire le situazioni e sfruttarle al meglio, sicuramente è un elemento di successo fondamentale. All'interno della letteratura si parla di quattro diverse tipologie di agilità che si possono mettere in campo. L'agilità di pensiero, che è sicuramente la propensione ad affrontare e a gestire le situazioni diverse sostenuti dal pensiero critico, quindi il problem solving, come dicevamo prima, e l'apertura mentale. Poi c'è l'agilità relazionale, che invece si riconduce più alla relazione con gli altri e anche alla gestione della diversità, quindi alla gestione del feedback, alla gestione del pensiero diverso dal proprio, mettendosi in gioco, quindi mettendosi anche in discussione. L'agilità nel cambiamento, che è la prontezza proprio a reagire all'imprevisto, vivendolo come un'opportunità e non come una difficoltà, come spesso un po' anche a livello culturale siamo abituati a viverlo. Quindi solitamente quando qualcosa esce un po' dai nostri schemi viene subito percepito come un ostacolo e dobbiamo invece abituarci a coglierne, no, l'opportunità anche di crescita, andando un po' oltre quello che è la convenzione, l'abitudine, no, che sicuramente rendono la vita più tranquilla, più comoda, più prevedibile, ma magari meno interessante meno formativa. E poi c'è l'agilità nei risultati, che è la disponibilità a mettersi in gioco in prima persona sperimentando delle nuove soluzioni, quindi un po' quella che noi anche, si sente un termine che noi a Randstad utilizziamo molto, che è la proattività, quindi pensare già un po' oltre, no? Quindi pensare a delle possibili soluzioni che anticipino un po' a volte anche quello che possono essere le situazioni di difficoltà, problematiche.
Quindi la learning agility si muove all'interno un po' di questo contesto fluido, quindi non è qualcosa di statico, è qualcosa che è in continuo divenire, è anche un po' il suo bello, è un po' il bello anche, io parlo del nostro, ma penso di tante professioni, di tanti lavori, non si è mai arrivati, si è sempre in continuo cambiamento perché il mercato cambia, perché il contesto cambia, perché i candidati e le persone fortunatamente cambiano, e quindi c'è bisogno di essere sempre pronti ad adattarsi, e ad imparare poi dall'esperienza. Qui vi cito un'altra frase, secondo me molto, molto carina e su cui riflettere, che è di William James, che è uno psicologo e filosofo dell'inizio del Novecento. Una delle più grandi scoperte della mia generazione è che un essere umano può cambiare la propria vita semplicemente cambiando il proprio modo di pensare. Quindi, insomma, già più di 100 anni fa, insomma, un po' si iniziava a ragionare, no, su queste tematiche, che sono quanto mai attuali. Ho cercato poi un po' di calare, no, quello che adesso ci siamo detti un po' in maniera teorica, nella realtà, nel concreto, nella nostra quotidianità, sia lavorativa che non, perché comunque sono tematiche che adesso stiamo affrontando dal punto di vista lavorativo, ma che in realtà si calano benissimo anche nelle relazioni umane, nelle relazioni interpersonali, diciamo, extra lavorative. Quindi quali possono essere cinque spunti anche su cui magari riflettere per cercare di cambiare un po' l'ottica, no? Del ragionamento. Quindi sicuramente dobbiamo riconoscere e modificare quei nostri atteggiamenti automatici, culturali, di comodità a volte anche che ci siamo un po' cuciti addosso, sicuramente chiedendo dei feedback. Questo è importantissimo, come diceva prima Paola, in Randstad è stato un po', diciamo, organizzato, strutturato con quelle che sono le great conversation, quindi la possibilità di dare e ricevere dei feedback dalle persone con cui collaboriamo, che siano i nostri colleghi piuttosto che i nostri responsabili, perché comunque la comunicazione è sempre a due, quindi così come io ricevo dei feedback, do feedback e questo mi deve aiutare in entrambi i sensi ad acquisire insomma, consapevolezza di me e di come si sta evolvendo, insomma, stanno evolvendo le mie competenze e la mia professionalità. Dobbiamo essere consapevoli che navigare in acque sconosciute è una ricchezza, quindi cercare di vivere anche il nuovo e la diversità in quest'ottica, cercare di sperimentare nuovi approcci e comportamenti, quindi non aver paura di provare qualcosa di diverso, perché soltanto provando si può capire se effettivamente il riscontro è positivo o se invece forse il modus operandi che avevo già utilizzato in precedenza si confaceva di più a me e alla situazione. Allenarsi a cercare connessioni tra aree apparentemente non correlate, quindi a volte appunto, come dicevamo, no, il mondo lavorativo e il mondo della vita privata non sono poi due realtà così diverse. A me capita, per esempio, spessissimo di soffermarmi, non so, a guardare i miei bambini e trovare, no, delle connessioni e dei parallelismi rispetto a quella che magari è invece la gestione di problematiche lavorative che mi sono trovata a dover risolvere sul luogo di lavoro e che magari con un'ottica diversa, vedendoli in un contesto diverso, possono magari sbloccarsi un po'. E poi prendersi tempo per riflettere. No, la nostra è una società in cui il tempo ce n'è poco, ne abbiamo avuto molto negli ultimi mesi, forse per fermarci un attimo, e questa deve essere colta sicuramente come un'opportunità, perché fermarsi un attimo a volte vuol dire poi ripartire con un'energia, una carica diversa e una visione anche diversa di quello che dobbiamo fare. E poi chiudo un po' il mio intervento sempre con un'altra citazione che è di Devin Peterson, che è il responsabile coaching e leadership di Google, e che penso chiuda bene un po' questa parte un po' più introduttiva, perché dice che restare nella propria zona di comfort è un buon modo per essere pronti all'oggi, ma è un modo terribile per prepararsi al domani. Quindi sicuramente quello che noi mettiamo in campo tutti i giorni,
ci fa essere tranquilli, ci fa gestire un po' la situazione, ci fa tenere tutto sotto controllo e quindi ci aiuta nel quotidiano dell'oggi, però sicuramente sperimentare qualcosa di diverso e aprire la mente a delle opportunità diverse ci aiuterà nel domani. Lascio poi la parola invece a Marta, che ci racconti invece un pochettino quali sono invece le competenze hard che ci vengono richieste oggi. Grazie mille Isabella, buongiorno a tutti. Buongiorno. Intanto appunto vi ringrazio per il tempo dedicato e sono contenta di essere qui con voi per un affondo sui settori e soprattutto sui profili che in questo scenario particolare si sono evoluti e sono cambiati appunto a seguito di questo Covid-19. Parto da una piccola premessa. Io appunto sono in Randstad dal 2017, occupandomi inizialmente per quanto riguarda i profili generalisti. Successivamente sono entrata nella divisione office che vedremo fra poco. Randstad infatti nell'ottica di essere quanto più possibile performante e quanto più possibile veloce nel mettere in comunicazione le nostre aziende clienti e quelli che sono appunto i candidati con cui entriamo in contatto quotidianamente, ha trovato il modo di creare queste divisioni che si possono ritrovare nelle nostre filiali che adesso vedremo insieme. Si tratta infatti di specializzazioni dove ognuno di noi segue determinati profili proprio per cercare da un lato di essere performanti appunto col cliente, ma dall'altro di parlare quella che noi possiamo considerare, diciamo, la stessa lingua del candidato. Le specializzazioni che possiamo trovare in Randstad, quindi le vediamo adesso insieme e sono quella legata al settore medicale farmaceutico, legata al settore finanziario e office, quindi più profili, diciamo, amministrativi. La specializzazione delle opportunities è quindi legata appunto ai profili che fanno parte delle categorie protette. La specializzazione hospitality and food, quindi legata al settore food. La specializzazione retail, legata, diciamo, alla macro area della grande distribuzione. Il settore logistics, e quindi tutto il settore logistico. La specializzazione construction, e quindi legata al settore edile. E poi infine la technical, legata quindi a quei profili iperspecializzati che fanno parte del comparto metalmeccanico e, diciamo, metallurgico. Nel mio caso, appunto, io sono inserita nella specialty office. Il focus quindi della nostra divisione è dedicata soprattutto ai profili impiegatizi, quindi profili amministrativo e contabile, legati appunto al marketing, al comparto commerciale, gli acquisti, il settore delle risorse umane e dell'aspetto legale e poi tutta una serie di mansioni legate a attività di segretariato, di front e back office. Una particolarità di questa divisione è che i profili che andiamo a ricercare sono trasversali su tutti i settori. Se provate a immaginare un impiegato amministrativo può essere inserito sia nella piccola impresa di pulizia, così come nella realtà, nella multinazionale, nella realtà molto più strutturata, magari metalmeccanica, faccio ad esempio. Questo è sicuramente un tratto importante, soprattutto se consideriamo il particolare periodo che stiamo vivendo, dove a livello economico purtroppo ha visto mutare in maniera radicale il mercato del lavoro. Alcuni comparti ovviamente hanno sofferto più di altri, soprattutto durante il lockdown, come ad esempio appunto il settore della ristorazione, che purtroppo ha chiuso totalmente in questa fase, oppure la produzione manifatturiera, il settore dell'automotive, il settore quindi della meccanica, il sistema moda, il sistema legato appunto all'entertainment. Sono sicuramente settori che durante il lockdown hanno sofferto molto e che poi adesso stanno trovando un nuovo modo di rispondere al mercato appunto del lavoro. Parlando invece dal punto di vista dei profili professionali, abbiamo notato anche in questo caso un cambiamento. Ci sono stati dei profili che invece hanno avuto una richiesta esponenziale. Proviamo a vederli insieme, ad esempio le professioni sanitarie, banalmente, le figure che operano in ambito chimico-farmaceutico, le figure in ambito logistico.
successivamente comunque anche la GDO, le figure legate alle nuove tecnologie, quindi al comparto informatico, le attività legate all'e-commerce, il digital marketing, manager legati appunto sempre al marketing e soprattutto al modo di esporsi sui social media, i profili amministrativi contabili e quello che riguarda il comparto delle risorse umane. Il mercato quindi è assolutamente in continua evoluzione e quello che possiamo notare è che il macro trend evidenziato nel post-Covid è la crescita accelerata ed esponenziale dell'e-commerce. Possiamo dire che chi comprava già online adesso probabilmente sceglierà l'e-commerce come modalità preferita, se non magari l'esclusiva appunto per fare shopping. Chi non aveva comprato mai online ha scoperto una nuova metodologia per acquistare. Questo significa, dal punto di vista delle aziende, di trovare un nuovo modo per entrare in contatto con i consumatori, trovare un nuovo modo per veicolare il messaggio della propria realtà, un nuovo modo per evidenziare le caratteristiche del proprio prodotto. E purtroppo non è sempre così facile, nel senso che banalmente, se proviamo a fare un esempio nel concreto, quanti di noi magari hanno comprato o acquistato una maglietta online credendo che magari avesse determinate trame o fosse un determinato tessuto e poi una volta comprato si è reso conto che magari non era esattamente come immaginava. Sicuramente quindi, se vogliamo un affronto legato al marketing, è essenziale ed estremamente importante per le aziende andare a definire un piano di marketing idoneo per il proprio servizio, per il proprio prodotto. Se già è complicato, ad esempio, per un'azienda legata al mondo della moda, se proviamo a pensare a un'azienda metalmeccanica, sicuramente è ancora più complicato andare a veicolare il proprio messaggio. Soprattutto in un momento dove tutte le fiere nazionali e internazionali sono state bloccate. Il mondo quindi del digital marketing in questa fase è cresciuta molto e soprattutto viene adesso analizzato in un'ottica diversa. E sicuramente c'è alla base uno studio e comunque una prospettiva a lungo termine molto più dettagliato rispetto magari in altre fasi. Ancora oggi comunque è molto difficile definire cos'è il mercato e com'è il mercato del lavoro nel post-Covid. Quello che noi sappiamo è che sicuramente siamo stati catapultati da un giorno con l'altro in un contesto totalmente nuovo e che possiamo definire VUCA. Cosa significa un contesto VUCA? Lo guardiamo insieme. Un contesto VUCA è sostanzialmente composto da quattro caratteristiche principali. È un contesto che è sicuramente, come possiamo vedere, volatile, nel senso che è un contesto composto appunto da cambiamenti rapidi, repentini, dove ci sono continue fluttuazioni, turbulenze, e in questo contesto quindi è difficile inserirsi. È un contesto di conseguenza incerto, dove è difficile quindi prevedere, capire cosa sta succedendo e prevedere quale finalità avrà questo contesto. È molto difficile prevedere come si potrà evolvere. È sicuramente quindi un contesto, è un sistema quindi complesso, dove entrano in campo tantissimi fattori differenti e più ci sono fattori, più appunto il nostro sistema è complesso ed è quindi caratterizzato da interconnessioni difficili da tenere sotto controllo. È sicuramente quindi un sistema ambiguo dove viene meno appunto la chiarezza del fenomeno e la capacità di stabilire da quanti fattori può essere composto. Di conseguenza è sicuramente complicato inserirsi in un contesto di questo tipo e mi metto anche nei vostri panni dove spesso appunto si tratta di persone che sono alla ricerca di un primo impiego e dove bisogna tener conto appunto di questi aspetti particolari del contesto che stiamo vivendo. Una soluzione a questo contesto, una ricetta standard purtroppo non c'è.
quello che però su cui possiamo appunto far riferimento e quello che possiamo, un consiglio che possiamo darvi anche per quanto è la, per quanto, per quello che riguarda insomma la nostra esperienza, è quello di puntare assolutamente sulle proprie caratteristiche personali. Da quello che appunto notiamo il più delle volte accompagnando appunto i candidati in fase di colloquio, durante appunto un colloquio con le realtà aziendali, i nostri clienti, è che quanto più spesso i referenti aziendali spendano tempo nell'analizzare, nel chiedere, nell'informarsi sulle caratteristiche personali del candidato, quindi magari domande su passioni, hobby, oppure lati di punti di forza e perché no anche punti di debolezza. L'importante è sicuramente esserne a conoscenza e saper sfruttare questi nostri lati all'interno di un contesto lavorativo. Noi stessi, come appunto Randstad, al di là di un check sulle competenze tecniche dei candidati, quando appunto siamo in una fase di colloquio, andiamo ad analizzare quelle che vengono definite appunto le soft skills, quindi le caratteristiche personali che ognuno di noi appunto può sfruttare in un contesto lavorativo. Ad esempio appunto Randstad in questo periodo è diventata partner di Red Bull con l'utilizzo di un test chiamato Winfinder, che è nato proprio dall'esigenza da parte del cliente di andare ad individuare i punti di forza dei nostri candidati, quindi le aree di forza che si possono sposare meglio in un contesto lavorativo. È assolutamente necessario quindi saper puntare su quelli che sono i propri aspetti, i propri punti di forza, saperli raccontare in un contesto lavorativo ai nostri referenti aziendali e puntare su questo. Proprio perché le aziende in questo momento hanno necessità di vagliare, di trovare la persona che si sposi meglio nel proprio team di lavoro, soprattutto se pensate anche in un'ottica di un lavoro magari svolto anche da casa, e quindi bisogna trovare veramente la persona giusta da inserire nel proprio team. Detto questo, vi faccio un grosso in bocca al lupo e lascio la parola alla collega Veronica. Grazie mille, benvenuti. Allora, arriviamo all'aspetto un pochino più pratico. Io intanto mi presento, sono Veronica e sono un account manager di Milano. Lavoro nella specializzazione retail, fashion and luxury, quindi ho a che fare con brand principalmente di moda e mi occupo di selezionare figure professionali sia lato negozi sia lato showroom. Allora vi spiego, vi presento questo Virtual Recruiting Day. C'è stato un esperimento insieme ai colleghi del Candidate Management. L'esigenza era quella di ideare una piattaforma per rispondere all'esigenza sia del cliente sia e soprattutto dei candidati a seguito anche di questo periodo di fermo, soprattutto lato negozi, e le esigenze erano quelle di velocità nella selezione e soprattutto sicurezza. I colloqui in filiale, ahimè, non si possono ancora fare, e quindi abbiamo studiato insieme questa piattaforma che adesso vi presento, è appunto Modern Hire. Allora, il Virtual Recruiting Day, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dedicato 2 intere giornate ad effettuare colloqui esclusivamente da remoto. In questo c'è stato un netto risparmio nella schedulazione dei colloqui. Abbiamo avuto la possibilità di creare dei database mirati per ogni figura professionale ricercata. Ovviamente colloqui da remoto vuol dire massima sicurezza. E soprattutto abbiamo potuto categorizzare
zizzare, scusate, digitalmente i profili, quindi vuol dire lato negozio, abbiamo potuto dividere i profili madrelingui, quindi arabi, cinesi, russi, abbiamo potuto dividere persone che hanno disponibilità full time o part time e via, via così. Allora, la fase zero consiste nella pubblicazione degli annunci. Noi abbiamo pubblicato lo stesso annuncio sui vari canali di reclutamento, quindi InfoJobs, Help Lavoro, Monster, Bacheca. Dopo un rapido screening dei CV fatto da noi, quindi CV che avevamo già colloquiato, che erano già in database, abbiamo importato tutti i curricula su questa piattaforma e adesso vi faccio vedere. 68 CV sono stati importati in questa piattaforma. Che cosa è successo? Questi 68 candidati hanno avuto accesso automatico a una fase di preselezione composta da 5 domande a risposte multiple. Ovviamente noi avevamo fatto domande mirate per profili di addetti vendita, quindi una domanda in inglese, un piccolo problema matematico per la realizzazione dei KPIs di negozio, un paio di domande sulle tecniche di vendita, e per ogni domanda abbiamo dato dei punti. Ogni risposta esatta aveva 10 punti, ogni risposta sbagliata 0 punti, con un minimo di 40 punti di punteggio. 15 candidati sono passati automaticamente alla fase del colloquio vero e proprio, fatto ovviamente da remoto. Il candidato ha potuto scegliere in autonomia lo slot per il colloquio che più ne andava bene e con un colloquio di 20 minuti in 2 giorni abbiamo conosciuto questi 15 candidati. A seguito, infatti, come potete vedere, 14 persone hanno sostenuto il colloquio e appunto sono stati intervistati da me e dalle colleghe. La terza fase, alla fine del colloquio ovviamente, 7 persone sono risultate pienamente positive. A queste 7 persone abbiamo sottoposto un ulteriore test con la raccolta di feedback. Quindi abbiamo posto la domanda: ti è piaciuta questa esperienza? Se consigli o meno a un amico di utilizzare questa piattaforma di reclutamento? E che consigli ci puoi dare per poterla migliorare? La prima domanda invece è stata quella di far registrare un video di un minuto in cui il candidato doveva parlare delle proprie esperienze lavorative. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo raccolto questi video e li abbiamo inviati ai clienti in sostituzione del classico CV cartaceo. Quindi abbiamo avuto un feedback molto positivo anche lato cliente. Come potete vedere, appunto, è uno strumento molto efficace per il tipo di profilo ricercato. Tutti i candidati hanno espresso feedback positivo. Abbiamo inviato appunto il video a diversi clienti che hanno apprezzato l'originalità di Randstad e l'impegno del candidato, e ovviamente abbiamo dato il via alla creazione di diversi database. Quindi ovviamente i progetti futuri saranno 10, 100, 1000 virtual recruiting day specializzati. E niente, questo è tutto. Quindi questa qua è stata un attimo la parte un pochino più tecnica e pratica. Allora, vi lascio in questa slide i nostri recapiti mail per l'invio dei vostri CV e di eventuali domande. Per Piacenza potete scrivere a Isabella, per Brescia potete scrivere a Marta e per Milano potete scrivere direttamente a me. Io direi, se c'è qualche domanda, potete scrivere in chat. Questo è sempre il momento. Ecco, è possibile contattarvi anche su LinkedIn o in generale preferite tramite mail. Allora, su LinkedIn sicuramente, però diciamo che l'invio
tramite mail, è la modalità quella, cioè LinkedIn potete sicuramente collegarvi con noi come le persone che avete appunto visto in questa presentazione, però l'invio tramite mail è sicuramente la modalità migliore, perché questo canalizza tutte le opportunità che ci sono aperte in questo momento, e per l'organico interno e per le opportunità per tutte le aziende clienti che abbiamo. Quindi voi immaginate quanto Randstad in questo momento possa essere un po' il catalizzatore, no, di tutte quelle che sono le opportunità sul mercato. Vorrei chiedere gentilmente se vi sono delle possibilità di carriera avendo conseguito una laurea triennale in, aspetta che l'ho persa, economia. Quindi economia, voglia, sì, assolutamente. Facendo parte del comparto office, assolutamente, sì. Ecco, sì, economia e gestione aziendale, ecco, senza immaginare, assolutamente sì, sia per il mondo office che eventualmente per l'organico interno, è sicuramente una delle lauree che dà davvero accesso a tante opportunità, ecco, quindi essendo molto eclettica la possibilità di messa a terra di questa laurea, ecco, assolutamente sì. Quindi condivido l'indicazione che ho dato prima, e quindi mandare assolutamente la vostra mail, magari in quel caso specificando quelle che possono essere le vostre aree di interesse a livello, non so, più macro rispetto a ruoli, rispetto a, appunto, a direzioni del vostro percorso professionale. Questo per andare anche a rendere più efficace il nostro contatto, facendo un perfect match più puntuale, no, rispetto alla domanda offerta. Come funziona il processo di selezione invece per entrare in Randstad? Come funziona? Allora, innanzitutto noi abbiamo già pubblicate, se voi andate a vedere sul sito Randstad, una serie di opportunità, perché in questo momento, nonostante il Covid, diciamo che abbiamo parecchie opportunità aperte sul mercato. Per cui io vi invito ad entrare appunto nella sezione di Entra nel team Randstad, quindi proprio all'interno del nostro sito, e inviare la vostra candidatura, oppure mandarla direttamente a me, e calcolate la struttura della mail è la stessa di quella delle mie colleghe, e quindi è paola.molaschi@randstad.it. Questo è più come in direzione per l'organico interno, mentre invece sicuramente le colleghe, a parte che se dovessero ricevere il vostro CV e voi siete interessati per l'organico interno, lo gestirebbero comunque benissimo, però loro hanno sicuramente uno sguardo anche per il mercato esterno e quindi per le opportunità. Quindi avete più strade ed è difficile non... cioè trovare quella sbagliata è difficile, ecco, quindi diciamo che in un modo o nell'altro capitalizziamo l'invio delle vostre candidature. Buon pomeriggio, come guardate i neolaureati in lingue, cosa ricercate in un candidato, come rendersi visibili? Laureati in lingue, secondo me ci sono, le colleghe di office sicuramente ci danno un punto, e immagino anche tu Veronica all'interno della tua... All'interno assolutamente della specialty retail per neolaureati che vogliono anche intraprendere una carriera, perché no, nel retail le lingue soprattutto nelle più grandi città italiane sono fondamentali. La collega Marta penso possa aggiungere. Allora sì, sicuramente ne ho laureati in lingue in questo momento, ma penso ormai da diversi anni hanno comunque di varie opportunità, perché comunque la maggior parte delle aziende comunque stanno aprendo i loro mercati anche all'estero, chi ancora non l'ha fatto comunque ha l'obiettivo a tendere di aprirsi anche sull'estero, quindi ci sono diverse opportunità dal back office, l'indicato commerciale, questo poi dipende un po' anche dalla vostra attitudine, dalle vostre caratteristiche, ci ricolleghiamo anche personali, quindi l'attitudine a avere contatto con il cliente oppure a mansioni un pochino più amministrative.
Ok, allora Valentina scrive una cosa molto interessante. Scrive: sulla base anche della vostra esperienza, avete riscontrato delle differenze tra colloquio di persona e colloquio a distanza, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche personali dei candidati? Allora, Valentina, io ti posso dire dal mio lato, mia esperienza, si crea sicuramente molta più intimità tra noi e il candidato, proprio perché magari lo vediamo nella propria camera, proprio perché magari mentre sta parlando e sta spiegando le sue esperienze, passa il cane o passa la mamma con il vassoio. Quindi, secondo me, io sono riuscita ad instaurare un rapporto molto più confidenziale con i candidati. Non so, magari le colleghe, se anche per loro può essere lo stesso. Ma sì, guarda, sicuramente allora c'è una diversità ed è innegabile, sono due modalità diverse, però tornando al discorso che facevamo prima, no, dobbiamo sempre un po' cercare di cogliere il lato positivo di questo. Sicuramente una cosa che è cambiata molto è anche la velocità con cui riusciamo ad incontrare le persone, nel senso che soprattutto su magari persone che hanno anche disponibilità negli spostamenti, prima magari per organizzare un colloquio ci voleva più tempo, quindi si aveva un costo di spostamento, un tempo di spostamento e quindi anche una fase di selezione che si allungava, insomma. Oggi non è più così, quindi sicuramente le selezioni sono più rapide, più veloci, riusciamo a incontrare molti più candidati perché comunque diciamo ottimizziamo sia noi che loro il tempo del colloquio, diventa un colloquio secondo me anche più di qualità perché comunque siamo molto focalizzati entrambi su questo momento, no, che ci si dedica, quindi diciamo staccandosi un po' da tutto il resto. Sicuramente manca un po' il discorso della famosa stretta di mano che noi in Randstad sempre abbiamo insomma, molto, molto sentito e quindi comunque la possibilità anche di sentirsi vicini fisicamente, ma devo dire la verità, mi aspettavo che questo inficiasse di più sulle selezioni e sono invece d'accordo con Veronica che si riesce comunque a entrare molto in sintonia proprio perché insomma forse anche data un po' la difficoltà del momento, io penso anche ai colloqui che abbiamo fatto in fase di lockdown da casa, sicuramente anche i candidati, no, si sono sentiti più vicini a noi, non eravamo più le persone dall'altra parte della scrivania, ma eravamo insomma, come loro a casa con bambini, mamma, papà, cani, quindi sicuramente da questo punto di vista sì, ci siamo molto avvicinati anche ai candidati. Ok, allora tutte le domande di Federico, Greta, Deborah sull'invio di CV. Allora, il nostro canale primario dove pubblichiamo tutti gli annunci è il sito di Randstad. Quindi io il consiglio che vi do è innanzitutto registrarvi sul nostro sito caricando il vostro curriculum, inserendo tutte le vostre esperienze. Dopodiché avete la possibilità di usarci come canale diretto, quindi scriveteci senza problemi e noi inoltriamo le candidature, come detto anche da Paola poco fa, ai vari dipartimenti di competenza. Allora, Esther, sì, colloqui di gruppo ne facciamo. Io soprattutto ne facevo molti prima del lockdown, proprio perché magari c'erano delle esigenze massive per tante persone e sottoponiamo, a seconda dell'esigenza del cliente, possiamo sottoporre dei test, possiamo fare degli interi colloqui in lingua, quindi magari noi sottoponiamo un problema e tutta la classe deve risolvere il problema usando esclusivamente la lingua inglese. Quindi io di colloqui di gruppi ne ho fatti tanti e spero di farne ancora per molto tempo. Per l'organico interno, nell'iter di selezione che abbiamo strutturato, ovviamente prima c'erano gli assessment center in presenza, adesso abbiamo mantenuto comunque la modalità della dinamica di gruppo perché ci permette di andare ad analizzare determinate competenze che sono un po' funzionali poi a una serie di valutazioni che si aggiungono ovviamente al colloquio one-to-one che comunque viene mantenuto, anche se
più delle volte rimane ad essere nella formula virtuale. Anche in questo caso l'assessment noi l'abbiamo strutturato per l'organico interno in maniera virtuale, quindi abbiamo mantenuto comunque quella parte di processo e l'abbiamo virtualizzata, quindi, e le competenze che andiamo a osservare sono esattamente le stesse. Se poi mi chiedete se la modalità, cioè se l'efficacia è la medesima, sì, magari il piacere che ne ricavo poi io come persona che fa questo lavoro da un po' di tempo, ovviamente nell'ottica di learning agility ci siamo trovati a dover un pochino abituarci a un modo anche diverso. Poi nel one to one per me effettivamente non c'è stato un grande tema, nella dinamica di gruppo un po' è ovviamente un po' più distante, ecco, però ci siamo attrezzati per creare una prova che fosse funzionale proprio anche alla distanza. Vedo un po' di domande rispetto invece agli stage curricolari, quindi per Randstad, per l'organico interno piuttosto che per, diciamo, per aziende e clienti. Lato organico interno, assolutamente sì, stiamo attivando stage sia curricolari che extracurricolari, quindi rimane assolutamente valido le indicazioni che ha dato appunto Veronica, quindi mandate le vostre mail agli indirizzi che vedete qui in questo riassunto, in questo caso tenendo presente magari quelle che possono essere le piazze, diciamo quelle appunto indicate qui, però li stiamo attivando, quindi assolutamente sì. Ecco, aspetta un po' che stiamo cercando. Il CV è inviato in inglese? Dipende, nel senso, ecco, se è in inglese va benissimo, se invece ce l'avete in italiano e non è per una posizione specifica che invece prevede, diciamo, una conoscenza linguistica particolare, mandatelo anche in italiano, ecco. Quindi è ovvio che se avete una buona conoscenza dell'inglese, avete il CV in inglese, lo valorizzerei questo tipo di punto. Avevo intercettato prima una domanda sulle hard skills, che non so perché parla di hard skills, perché ti riferisci proprio a quelle più di contenuto tecnico, oppure ti riferisci alle competenze che maggiormente osserviamo? Adesso vediamo che nel frattempo vado avanti su un'altra domanda. È necessaria una lettera di presentazione? Non è necessaria, se però c'è una specifica opportunità che avete visto e per cui siete veramente interessati, è un plus il fatto che dedichiate del tempo per farlo. Diciamo che non è che se non c'è la lettera non consideriamo la vostra candidatura, ecco. Quindi tecniche richieste per il ruolo di account manager, quindi le competenze quelle di contenuto tecnico. No, io in questo caso mi vengo a dire che sono più le competenze quelle più soft che vengono osservate, un po' perché c'è quella parte di induction e di formazione su cui secondo me andiamo veramente a lavorare sul contenuto, che può essere più la parte di costo del lavoro, la parte quindi legata alla negoziazione, le tecniche di selezione. Io cioè, quando mi trovo davanti a un futuro account manager, sono proprio le competenze soft che vedo più determinanti e come anche indicatori di un futuro successo per quella persona, e sono sicuramente legate alla capacità relazionale, alla learning agility, alla parte sicuramente di energia, alla parte di spinta anche a livello commerciale, no? Il fatto di vedersi in un ruolo dove l'essere un po' un consulente, anche un po' che mette al centro il bisogno del cliente, ma un po' che lo spinga quel bisogno, quindi che vada anche un po' a cercare delle opportunità anche dove non ci sono opportunità, quindi quella parte lì davvero un po' quella, sì, la spinta, la resilienza, il fatto di non fermarsi mai, di non farsi forse anche abbattere dai no e di essere anzi quasi affascinato dalla sfida del trovare quell'opportunità dove un'opportunità può non esserci. Poi secondo me lascio la parola anche alle colleghe che lo fanno questo lavoro, no? Quindi secondo me sono ancora più bravi di me nel raccontare che cosa rende un account manager di successo.
Ma secondo me, Paola, quello che effettivamente hai raccontato è l'essenziale, nel senso che al di là di competenze tecniche che comunque si acquisiscono col tempo, perché Randstad punta molto sulla formazione, quindi sono previsti davvero tanti momenti, non solo all'inizio, ma proprio nel corso di tutto il periodo in cui si sta in Randstad, cioè noi attualmente comunque continuiamo a fare formazioni. Le caratteristiche più importanti da rilevare fin da subito sono appunto legate a caratteristiche personali, quindi sicuramente riuscire a gestire tante problematiche differenti, essere propositivi, essere proattivi, non spaventarsi di fronte alle difficoltà, quindi sono più le caratteristiche, le soft skills, quelle che sicuramente si vanno a ricercare all'inizio in quello che potrà essere un futuro account manager. Esatto, io condivido quello che dice Marta al 100%. Sì, direi anch'io che ha centrato bene, sia Paola che Marta hanno focalizzato un po', penso che anche io per quello che ho visto rispetto a colleghi arrivati prima e dopo di me, sicuramente le provenienze anche a livello formativo, quindi di percorso accademico, sono diverse, perché si va da persone che hanno appunto laurea in giurisprudenza, in economia, lauree più umanistiche, quindi psicologia, scienze della comunicazione, scienze della formazione. Quindi in realtà le competenze ci devono essere, vengono molto formate in Randstad, ma secondo me ci deve essere proprio un mindset, non lo so, io quando vediamo dei colleghi per l'interno, magari aiutiamo i nostri responsabili, l'ufficio HR, nel segnalare qualche candidato, lo vediamo un po', no? Cioè, è quell'approccio che ci accomuna, che accomuna un po' tutti noi colleghi, quindi la voglia comunque di non fermarsi, di oltrepassare l'ostacolo di fame un po', no? A volte, diciamo Sì. anche, quindi di aver voglia di fare anche quel pezzettino in più, di non risparmiarsi, di non essere persone che sono abituate semplicemente a magari eseguire, no, un compito che viene dato, perché il compito diamo per scontato che lo sappiamo eseguire tutti molto bene, è quella motivazione, quella spinta in più che sicuramente fa un po' la differenza in quello che è l'account Randstad. Ok, io vi anticipo che stiamo organizzando il 15 e il 16 ottobre delle sessioni di colloqui, quindi per un colloquio, anche per un CV check, mandate le vostre candidature alle nostre mail e poi i colleghi che sosterranno il colloquio con voi avranno possibilità anche di spiegarvi queste cose. È necessario, faccio una domanda a voi. Quando mandano la mail, preferite che ci sia cioè che nel testo della mail ci sia scritto hanno partecipato a questa sessione, così c'è un link. Probabilmente anche per noi ci aiuta a tenere traccia anche della provenienza delle candidature e anche magari del feed, no, che c'è stato rispetto a questo evento in particolare. Quindi quello ci aiuta e vi collega anche a questo momento di approfondimento. Anche perché può essere un modo, al di là di vedere insieme il curriculum, per magari approfondire le domande che ci avete riportato in chat. Quindi magari, non so, vedo adesso la domanda di Aurelio in cui chiede come lavorare sulle soft skills. Noi ci rendiamo disponibili anche queste 2 giornate, magari per capire insieme come approcciarsi ad un colloquio di lavoro o comunque di fronte a un referente aziendale. Dove Aurelio, la prima cosa che mi viene da rispondere, ma non ti posso rispondere in maniera approfondita qui, però è già il fatto di volerci lavorare, è già un primo punto necessario e importantissimo per partire bene, l'essere consapevoli di quelle che sono insomma, quello che è una propria autopercezione e la voglia anche di lavorare su quelle che sono le proprie aree anche di sviluppo è l'elemento, diciamo, principale da cui partire per ogni tipo di dialogo e di crescita futura, ecco. Quindi se, diciamo che sei già a un buon punto di partenza, ecco. Non so se abbiamo perso le domande o abbiamo risposto a tutto. C'è qualcuno che non si è sentito rispondere, cioè che non ha visto la risposta alla propria domanda? In tal caso
magari se la può riportare. Per un progetto di tesi sperimentale in language art è possibile collaborare. Sì, nel senso che noi ci è capitato in passato di aiutare, di supportare la scrittura di tesi. Ovviamente a volte ci capita anche di non riuscire ad accogliere tutte le richieste, perché dipende anche dalla natura delle richieste e dal tipo di effort che queste richiede, anche a livello appunto di contenuto e di impatto che questo hanno sui nostri colleghi piuttosto che sulle varie divisioni che sono impattate. Quello che di sicuro succede è che è il nostro marketing department che poi autorizza e valida la pubblicazione della tesi, soprattutto se c'è il nome Randstad, perché ovviamente dati e informazioni devono essere conformi a quelle che sono, quello che è appunto anche la nostra policy e quella che è la nostra anche politica di comunicazione dei dati, quindi anche a livello proprio di privacy stesso. Stage in area marketing e comunicazione, se ci sono, abbiamo appena inserito una persona in stage, quindi c'erano sicuramente. In questo momento non c'è un open vacancy evidente, però francamente siamo riusciti a inserire anche una persona in stage la scorsa settimana, proprio perché abbiamo incontrato questa persona molto brava, insomma siamo riusciti un po' a proattivarla all'interno del nostro organico. Diciamo che in questo momento le opportunità più evidenti, più spinte ci sono per tutto quello che è il nostro business, quindi un po' meno per l'headquarter e molto di più per tutto quello che sono le filiali di riferimento. Ciò non toglie, Chiara, che se sei interessata proprio specificatamente solo per il marketing e la comunicazione, manda comunque a me il CV o comunque ti consiglio di iscriverti sul nostro sito per entrare nel team. Diversamente invece, se per te c'è un interesse anche parallelo ad esplorare le opportunità appunto future, ad esempio come account manager, ecco, le colleghe e quindi gli indirizzi mail che vedi qui sono quelli corretti. Su due sedi differenti c'è la possibilità di fare application. Sì, nel senso che se tanto ti iscrivi sul sito, automaticamente ti verrà richiesta, credo, la disponibilità in base alle aree geografiche, quindi puoi indicarla. Poi c'è un gestionale, fortunatamente, comune a tutte le filiali, dove nel momento in cui appunto c'è una collega che ti contatta, appunto indicherà che sei stato contattato e quindi, cioè, diciamo che rimane tracciato il contatto telefonico, e comunque se per caso dovessero chiamarti due colleghe, tu tranquillamente dici che hai già parlato con un'altra collega di un'altra filiale, in modo tale che è tutto sereno, cioè va benissimo, non c'è niente di... La gestione del candidato è assolutamente trasversale. Quando dovrò monitorare le posizioni aperte, se sarò disponibile a lavorare full time da febbraio-marzo? Federica, dipende dall'ambito in cui vuoi applicare. Abbiamo delle ricerche anche lunghe, un mese, tre settimane, mentre abbiamo altre ricerche che veramente vengono aperte il venerdì per il lunedì dopo, quindi dipende tutto dall'ambito in cui vuoi cercare. Io ti consiglio, se ti liberi da febbraio-marzo, già i primi di gennaio butta un occhio sul nostro sito e inizia a vedere le candidature che ti possono interessare. Ok, altre domande? Mi sa che abbiamo finito, forse. Quasi qui finisce 29, tra l'altro. Wow, che bello. Perfetto. Esattamente in orario. Ecco, io vi ringrazio, insomma, per una silenziosa, ma nonostante non abbia potuto vedervi in faccia, però comunque sentita partecipazione, e spero, insomma, di poter vedere tante vostre candidature, insomma, comunque, che sono un po' anche... anche un riscontro dell'interesse rispetto a questa, insomma, a questo webinar che abbiamo fatto, e spero magari di poter, per chi è interessato ovviamente a magari vederci in filiale, diventare colleghi, e diversamente, insomma, vi faccio il mio più grande in bocca al lupo per il vostro futuro professionale, che sia, insomma, ricco, luminoso, e insomma, e che Randstad possa
possa aiutarvi nel raggiungere i vostri obiettivi e insomma essere un vostro partner a tutti gli effetti per il vostro percorso lungo che vi attende. Grazie a tutti. Grazie. In bocca al lupo. Bocca al lupo a tutti. Aspettiamo. Bocca al lupo.